Siamo a Cortona, all'interno della Biblioteca Alta, la storica sede dell'Accademia Etrusca. Ci ha portati qui lo chef che oggi ci accompagna, Emiliano Rossi, e grazie all'assessore alla cultura del comune, Albano Ricci, varchiamo la porta di questo affascinante luogo. La sala è la stessa dove fin dal 1727 si riunivano i membri di quell'Accademia a cui dobbiamo gran parte degli studi e delle ricerche archeologiche sugli Etruschi. È proprio bella Cortona in questa giornata di sole, non ancora invasa dai turisti, ha ancora il sapore del vecchio borgo dove la gente si incontra e si saluta. Emiliano, lo chef dell'Osteria del Teatro, è nato a due passi da qui, a Cortona, ha dato sfogo alla sua passione per la cucina, prima in un piccolo locale, poi nel prestigioso palazzo vicino al Teatro Signorelli. Cortona vuol dire Val di Chiana, carni di qualità e un'antica tradizione gastronomica. Nella mia cucina il territorio è molto presente, c'è una bella ricerca attraverso i singoli produttori che preferisco conoscere di persona per varie ragioni. Nel corso di questi 24 anni ho cercato sempre di instaurare dei rapporti con loro per legare la mia cucina al territorio, alle tradizioni, ma al tempo stesso personalizzarla e renderla mia, propria. La Chianina nell'opinione comune molto spesso e volentieri viene considerata come la Fiorentina, quindi immancabile sicuramente la Fiorentina, ma la Chianina è una razza e quindi il mio sforzo è quello di presentare la Chianina sotto anche tutti gli altri tagli che essa rappresenta e sotto anche altre cotture, perché è molto interessante sia i quinti quarti, quali per esempio il fegato, la lingua, oppure molto interessante le cotture prolungate, dove la Chianina attraverso questo grasso intramuscolare, la sua presenza, esprime al meglio le proprie caratteristiche. Prima di vedere Emiliano all'opera c'è tempo di visitare il museo dell'Accademia della città di Cortona e ammirare tra le altre opere questa Tabula Cortonensis del secondo secolo avanti Cristo e uno dei pezzi più importanti della collezione, il lampadario etrusco, rinvenuto casualmente attorno al 1800 e risalente alla metà del V secolo avanti Cristo. Ma se è l'ora giusta possiamo tornare da Emiliano per vedere qual è il piatto che ci ha preparato oggi. Presentiamo la faraona e frutti di bosco. La faraona è un prodotto territoriale e i frutti di bosco vengono intesi in un senso più ampio. Quindi abbiamo dai lamponi ai ribes ai mirtilli. La particolarità di questo piatto è che abbiamo praticato una tasca all'interno del petto che abbiamo farcito nuovamente con dei frutti di bosco e della faraona. Dopo una rosolatura e tutto il procedimento con i frutti di bosco, risulta un piatto ricco, interessante soprattutto per l'equilibrio che andiamo a formare tra i frutti di bosco e i funghi porcini e la carne stessa.